Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a cadenza irregolare. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e non c'è veramente tempo da perdere, quindi mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. E per farlo basta che vi iscrivete al canale, l'obiettivo è quello di raggiungere i Poro 1000 iscritti prima di mai. Ce la possiamo fare. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dall'angolo della poracciata e, visto che stiamo per scavallare il mese, c'è tanto di cui discutere. Innanzitutto, l'Epic Game Store offre gratis fino al 3 agosto la Remastered Collection degli Homeworld e Severed Steel, ma dalla prossima settimana saranno sostituiti da Bloons TD6 e Loop Hero. Non lasciatevi sfuggire quest'ultimo, visto che si tratta di un indie molto divertente. L'ho giocato a tempo perso sul Game Pass e sono rimasto stra affascinato dal suo concept. Sony ha invece ufficializzato i titoli che entreranno a far parte della libreria offerta agli utenti del PlayStation Plus Essential. Quello di agosto, per i miei gusti, sarà un mese un po' moscetto, ma a salvare la situazione ci pensa Death's Door, di cui per pura casualità vi ho parlato in un recente video acquisti. E si tratta di un altro indie che, fossi in voi, non mi lascerei scappare. Però vi do anche questa anticipazione: i membri dell'Extra e Premium si ritroveranno al Day One, ovvero il 23 agosto, Sea of Stars, titolo che già sapevamo sarebbe stato incluso all'interno del Game Pass. Quindi ora non avete più scuse, dovete assolutamente dare una chance all'erede spirituale di Chrono Trigger. Siamo giunti anche alla fine dell'Xbox Live Gold, prima del suo rebranding in Game Pass Core, e gli ultimi due giochi che saranno proposti agli abbonati sono Blue Fire e Internal Drift. Di nuovo, anche in questo caso c'è un altro indie che vi straconsiglio di provare, soprattutto se vi piacciono gli action in terza persona incentrati sul platforming. Blue Fire è un vero gioiellino. E per completezza vi segnalo anche l'offerta di agosto di Amazon Prime Gaming, che però fatica a tirare fuori un nome di richiamo. Forse giusto Payday 2 può avere un appeal sul grande pubblico. Come al solito, i contenuti offerti agli abbonati e al Prime saranno rilasciati a cadenza più o meno settimanale. Tra i tanti titoli che vanno tenuti d'occhio in questa seconda metà del 2023 c'è di sicuro Sonic Superstars, un gioco che quando è stato svelato mi ha lasciato un po' interdetto, lo ammetto, ma i primi hands-on parlano invece di un Sonic 2D di tutto rispetto che raccoglie quanto è stato seminato con Sonic Mania qualche anno fa. E a proposito, vi devo dare due notizie. La prima è che finalmente abbiamo una data di uscita che è molto più vicina rispetto a quella che avevamo ipotizzato a ottobre. E visto tutto il ben di Dio che uscirà in quel periodo, probabilmente è un bene. Sonic Superstars uscirà su tutte le console il prossimo 25 agosto, manca meno di un mese. E poi inoltre ho trovato molto interessante la dichiarazione del producer Takashi Iizuka riguardante la scelta di adottare la grafica 3D piuttosto che scegliere di proporre un Sonic Mania 2 in pixel art. A quanto pare non ci sarebbero state divergenze creative con il team di Headcanon, quanto piuttosto la volontà di raggiungere il più ampio pubblico possibile. E la scelta di un'estetica retro in pixel art avrebbe alienato una fetta ampia di mercato che preferisce di gran lunga gli asset in 3D. Che tristezza, mamma mia. Per fortuna che c'è Blasphemous 2 che porta alta la bandiera della pixel art e anche quella del gameplay strapunitivo e pure quella degli incubi medievali. Ci sono tante bandiere. È appena uscito un nuovo trailer di questo Metroidvania aggiunto al secondo capitolo e sembra veramente una bomba. Vi lascio in descrizione il link per valutare di persona. Niente male, non è vero? E poi, anche in questo caso, manca veramente pochissimo. Blasphemous 2 uscirà il prossimo 24 agosto. Saranno delle giornate bollenti. C'è stato spazio anche per delle sorprese. Game Mill ha annunciato dal nulla Nickelodeon All-Stars Brawl 2, con un'uscita prevista entro la fine del 2023. Ok, il primo capitolo è stata un po' un'amara delusione. Molti si aspettavano un valido competitor di Smash e invece ci siamo ritrovati con un gioco dalle ottime intuizioni, ma decisamente indietro a livello contenutistico e anche per quanto riguardava la qualità della produzione. Ma voglio dare il beneficio del dubbio agli sviluppatori, perché All-Stars Brawl 2 promette di colmare queste lacune, aggiornando il comparto tecnico in ogni sua sfaccettatura e ampliando di netto le modalità in giocatore singolo e multiplayer.
Aspettiamo di scoprirne di più, però dai, sulla carta potrebbe essere interessante. E continuiamo con le sorprese, questa volta però più tangibili. Esce oggi Disney Illusion Island, titolo che come sapete stavo tenendo d'occhio da un bel po', e sono rimasto molto sorpreso da quello che la critica ha detto a proposito del gioco. I voti sono più alti di quello che mi aspettavo, e a quanto pare si tratta di un Metroidvania straaccessibile, ma non per questo privo di mordente. Anzi, Disney Illusion Island presenta un sistema di movimento strainteressante che lo rende un platform fluido e dinamico. Non si tratta di un capolavoro che rivoluziona il genere, ma con un art style straispirato, la possibilità di giocare in 4 giocatori e un prezzo semi-budget, io ho fatto la follia e sono andato di day one, e magari poi riuscirò anche a raccontarvi qua sul canale cosa ne penso. La settimana scorsa abbiamo accolto invece il ritorno di Pikmin 4. Io lo sto letteralmente divorando e sono convinto che si tratti del miglior capitolo della serie a mani basse, anche se perde un po' lo spirito dell'originale, e che inoltre rappresenta il punto d'accesso perfetto per i neofiti della serie. E per fortuna che è uscito con 6-7 anni di ritardo, perché arriva su una console strapopolare e in un periodo abbastanza magro di uscite, un posizionamento da cui scaturiscono dei primi dati straincoraggianti. In Giappone infatti Pikmin 4 ha registrato un debutto da record per la serie, mettendosi in cima alla classifica dei software più venduti della settimana secondo Famitsu, togliendo addirittura la corona a sua maestà Tears of the Kingdom, e lo stacco è impressionante. Mentre Zelda ormai registra meno di 16.000 unità vendute a settimana, Pikmin 4 debutta con oltre 400.000. Inutile dirvi che questo è il miglior debutto di sempre della serie, e Pikmin 4 probabilmente, senza troppi sforzi, diventerà anche il gioco con più vendite totali. Il record da abbattere è quello di Pikmin 3 Deluxe, arrivato a 2,23 milioni di copie totali. Dai, dai, che ce la fa. A proposito di vendite, Sony ha celebrato un traguardo niente male. PlayStation 5 ha infatti raggiunto quota 40 milioni di console vendute. Non si tratta del risultato migliore di sempre, visto che PlayStation 4 riuscì a raggiungere questa cifra con 2 mesi di anticipo rispetto alla 5, però di mezzo c'è stata anche una pandemia e 2 anni abbondanti dove era impossibile reperire la console. Quindi PS5 sta vivendo un periodo roseo in termini di vendite, e Sony intende continuare a premere sull'acceleratore con delle proiezioni che vorrebbero un totale di altre 25 milioni di unità vendute durante quest'anno fiscale. Questo sì che sarebbe un record. E visto le recenti promozioni e l'arrivo di una rumoreggiata versione Lite di PlayStation 5, PS5 potrebbe effettivamente raggiungere questo traguardo. Secondo voi ce la farà? Prima di passare alle notizie del giorno, poro per il sociale. Non buttate i vostri soldi, almeno non fatelo in Amiibo. Abbiamo visto infatti che con un po' di pazienza i restock prima o poi arrivano, e secondo un rivenditore greco, dopo l'infornata degli Amiibo di Zelda, presto sarà il turno di un restock completo della serie di Super Smash Bros, che avverrà a scaglioni partendo da agosto. Occhi aperti, perché questa potrebbe essere l'occasione d'oro per recuperare alcuni degli Amiibo più costosi di sempre. Poi non dite che non vi avevo avvertito. Ma passiamo alle notizie del giorno, e festeggiamo questo venerdì con un'aggiunta fenomenale al Nintendo Switch Online. L'abbonamento base ha visto l'arrivo di 2 titoli per Game Boy Color, che sono i 2 Zelda sviluppati in tandem da Flagship, ovvero Capcom, nel 2001. Zelda Oracle of Ages e Oracle of Seasons. Si tratta di una coppia leggendaria per più di un motivo, ma non voglio appesantire troppo questo TG Poro, e chissà, se mai avrò il tempo, dedicherò un video a questo particolare esperimento. Però, per contestualizzarvi al meglio i 2 Oracles, pensatela così. Se il nuovo corso della serie vi piace ma non vi convince pienamente, con i 2 Oracles avete una declinazione estremamente classica di quella che un tempo era la serie di The Legend of Zelda. È vero, si tratta di titoli usciti su Game Boy Color, quindi non hanno una grafica spaccamascella né un'interfaccia propriamente user-friendly, però conservano intatta tutta la magia di quell'ambizione e quel sapore sperimentale che era proprio del gaming in portabilità all'inizio degli anni 2000. A differenza delle doppie versioni a cui ci hanno abituato i titoli Pokémon, questi sono 2 titoli ben distinti tra di loro. Aegis è un capitolo più incentrato sul puzzle solving, mentre Seasons sulla componente action della serie, ma i 2, grazie a un ormai primitivo quanto affascinante sistema di password, interagiscono l'uno con l'altro ed è possibile giocarli in sequenza per sbloccare poi il vero finale. Io vi consiglio di provarli assolutamente, e chiudo con una riflessione.
in Nintendo Switch Online è una bomba. È vero, non si possiedono i giochi, ma questo servizio mette a disposizione ormai, anche nella sua versione base, una libreria dal grande valore storico, ed è un bene che, almeno per ora, titoli del genere siano accessibili a un pubblico vastissimo. Anche perché o si ricorre all'emulazione, oppure sono dolori se si sceglie di recuperare una copia originale. Fatemi sapere nei commenti se darete una chance a questa coppia storica di Zelda. E rimaniamo un po' in tema Legend of Zelda, anche se con una notizia molto più triste. Secondo diverse fonti anonime, Ubisoft avrebbe da poco cancellato il seguito non ancora annunciato di Immortals Fenyx Rising, titolo che era già in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Quebec. Diciamocelo, Immortals era una delle produzioni più affascinanti uscita dalla Ubisoft degli ultimi anni, e sebbene si trattasse di un prodotto estremamente derivativo, era più di un semplice clone di Breath of the Wild, ed erano anni che si parlava della volontà di espandere il gioco in un vero e proprio brand, dove ogni iterazione avrebbe coperto delle mitologie diverse, staccandosi dall'iniziale pantheon greco. Ma nonostante la buona ricezione da parte di critica e pubblico, i piani alti di Ubisoft avrebbero staccato la spina al progetto. Il motivo? Ubisoft non avrebbe intenzione di prendersi il rischio di puntare su una nuova IP non ancora formata, e avrebbe preferito ricollocare la forza lavoro di Ubisoft Quebec su progetti relativi a serie molto più famose. E lo abbiamo visto che negli ultimi tempi sembra esserci spazio solo per Assassin's Creed e poco altro. Ubisoft non ha né confermato né smentito la storia, pur dichiarando di aver spostato molti dei team creativi interni di Quebec Studio su diversi progetti non ancora annunciati. Insomma, che ne pensate di questo approccio zero rischi di Ubisoft? Vi sarebbe piaciuto un Immortals Fenyx Rising 2? E chiudiamo con quello che è diventato un po' il segreto di Pulcinella, ovvero la remaster di Red Dead Redemption, titolo iconico di Rockstar che però fino ad oggi non è mai stato riproposto all'infuori di Xbox 360 e PlayStation 3, le console su cui fu pubblicato originariamente. Il mese scorso il gioco ha ricevuto un nuovo rating in Corea, mentre adesso è apparso un nuovo logo sul sito Rockstar che presenta la dicitura Rockstar Games Presents Red Dead Redemption. Le scoperte però non si fermano qui, perché abbiamo nella pagina di Red Dead Redemption la presenza dei bottoni non ancora visibili relativi a tutte le piattaforme in commercio, inclusi PC e Switch. Quindi direi che ormai ci rimane da interrogarci solo sul quando questa versione verrà annunciata. E tolto il giustificatissimo hype nei confronti di un ritorno del genere, e anche verso la possibilità di giocarlo in portabilità su Switch, non dimentichiamoci la porcheria che Rockstar aveva tirato fuori con la remaster della trilogia di GTA 3. Speriamo che per un gioco così importante e ancora oggi tremendamente impressionante a livello tecnico si sia fatto un lavoro certosino nell'aggiornare i suoi asset, e che non siano stati semplicemente dati in pasto a un'intelligenza artificiale per l'upscaling senza alcun tipo di controllo qualità. Non so se il mio cuore riuscirebbe a reggere un altro gigantesco fail del genere. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo presto con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo, Red Dead tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Aegis, Michele Seasons, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Challenging Handle.